A me la radio presenta La radio va a scuola. Ti leggo un libro a voce alta. A cura degli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo 25 Aprile di Civita Castellana. C'è un cadavere nel lago. Terzo capitolo. Circondato la casa di Jessica con un nastro giallo e nero della polizia scientifica per accertamenti, facendo ulteriori rilievi. La polizia era andata nella casa di Jessica, in cui trovarono la sua camera e le altre stanze in disordine. C'erano le finestre rotte, un lungo corridoio con le luci consumate, il balcone mal ridotto e la sua camera con le coperte impregnate di sangue a causa delle 14 coltellate. Le scarpe una al lato della stanza e una dall'altro sporche di fango. I vestiti buttati a terra sporchi di sangue. La polizia, mentre analizzava la casa, trovò delle telecamere nascoste. Visionarono i filmati per cercare di capire chi fosse l'omicida. Durante la ripresa riuscirono solo a vedere Jessica che si stava sdraiando sul suo letto per mettersi a dormire. Da quel momento in poi non riuscirono più a vedere la telecamera perché fu oscurata da una bomboletta nera tenuta in mano da una sagoma maschile che si intravedeva dalle riprese. La polizia e Navoni cercarono la bomboletta per tutta la casa, ma non la trovarono. Dopo una settimana di faticosi controlli, durante la quale rilevarono alcune impronte che non li avevano portati da nessuna parte, finalmente all'ottavo giorno trovarono il telefono di Jessica nascosto nel condotto dell'aria, dal momento che avevano notato dei problemi all'impianto di aerazione. All'interno del telefono videro che c'erano molte chiamate provenienti dal numero di Mark, a cui Jessica non aveva mai risposto, e questo confermava ancora una volta che lui era davvero ossessionato da lei. Navoni passò giorno e notte, per due lunghissime settimane, a pensare se Mark fosse coinvolto nell'omicidio e se sì, che domande fargli durante l'interrogatorio. Navoni alla fine prese una decisione e interrogò Mark. Mark confermò la relazione, ma negò di aver fatto tutte quelle chiamate. Navoni, a quel punto, un po' innervosito dalla risposta di Mark, prese il telefono di Jessica e glielo mostrò. E Mark allora, davanti all'evidenza, rassegnato, confermò. Navoni allora chiese a Mark il perché di tutte quelle chiamate. L'archeologo spalancò gli occhi, guardò il capitano e prese un bel respiro. Cominciò a sudare e nervoso gli rispose che voleva solamente parlare con lei e, dato che non gli rispondeva, aveva continuato a chiamarla preoccupato. Navoni non credette subito alle parole di Mark, ma fece finta di niente e andò avanti con l'interrogatorio. Dopo ore di domande incalzanti, arrivò la domanda decisiva: dov'era la sera dell'omicidio tra mezzanotte e le due e cosa stesse facendo a quell'ora? Mark diventò rosso e cominciò di nuovo a sudare e con voce tremante disse che era a casa e stava guardando la televisione.
Navoni lo mandò via, ancora tremolante e nervoso, ma gli disse di rimanere a disposizione per ulteriori chiarimenti. Decise di restare da solo per chiarirsi le idee. Dopo alcuni giorni, Navoni fece un salto nei laboratori della scientifica per vedere se fossero pronti i risultati richiesti. Parlando con la dottoressa responsabile del reparto, il comandante scoprì delle cose interessanti. La dottoressa lo informò che sotto le unghie di Jessica erano stati trovati dei residui di DNA, peli per la precisione. Navoni decise, allora, di chiedere un mandato per prelevare dei campioni di DNA e le impronte digitali delle persone maggiormente sospettate. Mark, i tre ragazzi, Giorgio, Simone e Mattia, il radiofonista Edoardo Bianchi, Gianni, il pescatore e Michele. Mark, a differenza degli altri, si faceva notare perché era particolarmente nervoso. Dopo una settimana arrivarono i risultati dal laboratorio. Navoni, ancora incredulo, dato che il test del DNA aveva incastrato Michele, fu costretto ad accompagnare il suo amico nella stanza dell'interrogatorio. Gli chiese diretto: «Qual è il tuo rapporto con Jessica?» Michele rispose con rabbia: «Carlo, che domande mi fai? Ci conosciamo da quando siamo bambini!» Navoni rispose a malincuore: «Raccontami solo la verità, abbiamo trovato il tuo DNA sul corpo della vittima!» Michele, allora con le lacrime agli occhi, confessò: «Eravamo amanti, l'ultima volta che ci siamo visti abbiamo avuto un brutto litigio!» Ma Navoni, convinto che ci fosse dell'altro, scavò più a fondo e gli chiese: «Come mai questa litigata?» Michele rispose: «Abbiamo litigato quando ho visto Jessica ad un appuntamento con un altro uomo. Quando è tornata, le ho chiesto dove fosse stata e lei mi aveva detto che era a fare un aperitivo con delle amiche. Ma sapevo che era una bugia, allora ho perso la testa. L'ho afferrata per le spalle e le ho chiesto di dirmi la verità. Lei ha avuto paura e ha cercato di liberarsi. Forse in quel momento, a causa della colluttazione, i miei veli sono finiti nelle sue unghie, ma io non le ho fatto del male.» Navoni, chiarito l'aspetto del DNA e del violento litigio, era curioso e pieno di domande relative all'uomo misterioso con cui Jessica si incontrava e quindi gli chiese: «Sai chi fosse l'uomo con Jessica?» Michele gli rispose: «No, purtroppo era notte e c'era una pessima visibilità, quindi non sono riuscito a vedere chi fosse. Aveva l'aria di una persona losca e un modo di fare un po' sospetto.» Navoni, perplesso, gli chiese: «Mi puoi descrivere, in generale, l'aspetto di questa persona?» Michele ci pensò un po', ma poi rispose: «Aveva un impermeabile, un cappello, era molto alto e si vedeva che fumava una pipa.» Navoni lo stava mandando via, quando Michele si ricordò una cosa: «Mi è venuto in mente un particolare. Quando li ho visti nel bar insieme, stavano discutendo.» Navoni gli chiese: «Sai di cosa stessero parlando?» Michele gli rispose: «Non ho capito bene perché mi teneva a distanza per non farmi vedere, ma credo che parlassero di soldi. Penso che avessero un affare losco in ballo.» Navoni, in quel momento, era indeciso se chiudere l'interrogatorio o meno. Dopo un attimo di silenzio, stabilì che avrebbe ripreso in un altro momento. Stanco, sconvolto e deluso, scelse di andare a casa a riflettere su quanto aveva sentito dall'amico e sul fatto che Michele avesse sottolineato più volte che il comportamento di quell'uomo era losco e intimidatorio. Navoni, confuso e perplesso, non si sarebbe mai aspettato di arrivare a sospettare di omicidio l'amico e per questo decise che avrebbe parlato di nuovo con Michele in privato. Michele, dopo l'interrogatorio, nonostante si fosse giustificato, divenne comunque il sospettato numero uno, perché non aveva ancora fornito l'alibi che lo avrebbe scagionato. Carlo decise di parlare con il sospettato per interrogarlo un'ultima volta.
Michele, durante tutto l'interrogatorio, era particolarmente calmo e parlava fluentemente, senza pause e senza pensare a quello che dovesse dire. Di solito, quando qualcuno nasconde qualcosa, deve fermarsi per inventare al momento. Lui confessò che quella notte era stato in fabbrica per un problema tecnico allo scarico e aveva chiamato un amico idraulico per aiutarlo. Immediatamente Navoni appurò, grazie alle telecamere, che Michele stava effettivamente lavorando nella sua azienda e che aveva detto la verità. Inoltre Michele aggiunse che, appena finito il lavoro, era andato a bere un drink con l'amico che lo aveva aiutato per sdebitarsi. Navoni, dopo l'interrogatorio, comunicò a Michele, con un sospiro di sollievo, che era stato scagionato grazie alle telecamere e alla conferma dell'idraulico che aveva testimoniato a suo favore. E così si scoprì che anche il DNA era un vicolo cieco. Carlo arrivò a casa, deluso da se stesso. Aveva sospettato del suo migliore amico. Questa cosa non gli dava pace. Era così scosso che decise di andare a fare una passeggiata vicino al lago. Lì trovò proprio Michele, tutto solo su una panchina, e Carlo decise di sedersi vicino a lui per parlare. Navoni iniziò a chiedere scusa a Michele per aver dubitato di lui inutilmente. Lui accettò le sue scuse. Navoni iniziò a sfogarsi dicendogli che si sentiva solo. Aveva 50 anni, viveva con sua madre, era senza figli e moglie. Faceva una vita monotona e piatta prima dell'omicidio di Jessica, che però lo turbava profondamente, perché non riusciva a trovare il responsabile e addirittura aveva sospettato del suo migliore amico, infatti aveva dei profondi sensi di colpa. Carlo tornò a casa e quella notte non riuscì a dormire. Si girava e rigirava nel letto continuamente. Aveva un gran mal di testa e non riuscì a chiudere occhio per lo stress. La mattina dopo si svegliò assonnato e beve due tazze di caffè. Mentre stava andando al lavoro, si accorse che c'erano quei tre ragazzi dei Pistelli che stavano danneggiando una macchina, bucando le ruote. Carlo, infuriato, accostò la macchina e scese. Appena i ragazzini lo videro, iniziarono a ridere e a prenderli in giro. Carlo, arrabbiato, li ammanettò, li fece salire in macchina, li portò in centrale e chiamò i loro genitori, che dopo un po' arrivarono arrabbiati. Carlo, dopo la consueta ramanzina, li lasciò andare. Scagionato Michele, Carlo si fece sempre più convinto che il colpevole andasse cercato altrove. Qualcuno con cui aveva dei legami, qualcuno con un movente, e così gli venne un'idea. E se fosse stato Mark? Un movente lo aveva. Mark aveva scoperto della tresca tra Jessica e Michele. Impazzito di gelosia, l'avrebbe uccisa brutalmente. Ma a questo punto erano solo supposizioni. Navoni non aveva nessuna prova. Decise così di mettere dei poliziotti in borghese a pedinare lo studioso. All'inizio sembrava tutto nella norma. Lui andava al lavoro, in palestra, a fare la spesa. Carlo si insospettì quando notò che spesso Mark andava a comprare il pesce da Gianni. All'inizio sembrava tutto normale. In fondo lavorava lì vicino e non viveva nemmeno così distante. Videro anche che Mark recapitava delle scatole sospette a casa di Gianni. Qualche giorno dopo questa scoperta sospetta, Navoni ricevette una chiamata proveniente dal lago di Bertignano, in cui gli dicevano di aver trovato un sacco nero e insanguinato. Carlo si recò immediatamente al lago e diede ordine di portare il sacco alla scientifica, che fece l'autopsia al cadavere. Si trattava di un uomo. Prima di spogliare il corpo per l'autopsia, perquisirono tutti i vestiti che la vittima aveva indosso e nella tasca dei suoi pantaloni neri trovarono il suo telefono. Tra tutti i contatti che c'erano, era presente un messaggio proveniente da un numero sconosciuto, con su scritto «Non avresti dovuto scoprirlo». Durante l'autopsia constatarono la sua età e identità. L'uomo aveva 50 anni ed era radiofonista della caserma, Edoardo Bianchi. Era molto alto e aveva una folta chioma bionda visibile da lontano. Era molto conosciuto in paese ed era noto per essere un appassionato collezionista di tabacco da pipa. Carlo, insospettito da questi dettagli e anche dal fatto che si ricordava che tutte le volte che arrivava una comunicazione, lui non la condivideva mai, nemmeno con il collega che lavorava insieme a lui.
Durante l'autopsia, il medico legale affermò che le ferite che si trovavano sul corpo della vittima erano uguali a quelle presenti sul corpo di Jessica, stesso modus operandi, e che erano state provocate dalla stessa arma, un coltellino da pescatore. Il giorno dopo Navoni tornò al lago di Bertignano e cominciò a perlustrare tutte le barchette che si trovavano sulla riva. Su una di esse trovò un coltello da pescatore sporco di sangue. L'arma era un modello molto vecchio e non più in commercio, quindi Carlo Navoni cominciò a pensare a chi potesse averne uno del genere. Dopo varie analisi scoprirono che il sangue corrispondeva esattamente a quello del radiofonista. Purtroppo qualcuno aveva pulito accuratamente l'arma e aveva reso inservibili le impronte digitali sul manico. Navoni non riuscì a dormire, così passò tutta la notte a pensare se il colpevole potesse essere Gianni. In fondo aveva un senso. La mattina seguente decise di recarsi al negozio chiamato Martin Pescatore per accertarsi dell'origine dell'arma del delitto. Al negozio, casualmente, nel reparto dei coltelli, incontrò Mark e Gianni, che stavano confabulando qualcosa e si comportavano in modo strano. Navoni decise così di fargli qualche domanda per assicurarsi che fosse tutto nella norma. Da subito, sia Mark che Gianni si comportarono entrambi in modo molto sospetto. Raccontarono due versioni completamente diverse, che non c'entravano nulla l'una con l'altra. Ma mentre Mark era fuggito via nervosamente subito dopo, Gianni era rimasto lì come se non avesse assolutamente nulla da nascondere e aveva mantenuto una calma impressionante. Quindi Carlo cominciò a seguire Mark, che apparentemente aveva avuto un atteggiamento sospetto, anche se poi, dopo poco, lo perse di vista. Anche Gianni, però, gli dava pensiero per via della sua strana indifferenza e per quella calma eccessiva. Nel rientrare a casa, Navoni sentì il fruscio delle foglie sbattere fortemente contro gli alberi ed iniziò a sentirsi osservato. Accelerò il passo ed ebbe la sensazione che qualcuno lo stesse seguendo. Una volta a casa, qualcuno bussò alla sua porta. Radio ha presentato La radio va a scuola, ti leggo un libro a voce alta, a cura degli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo 25 Aprile di Civita Castellana.